Legge del sacrificio. Devi rinunciare a qualcosa per ottenere qualcos'altro. Se tutti i brand si battono su un aspetto in particolare, lascia perdere. Rinunciando a quella competizione potrai ottenere una tua nicchia di mercato. L'azienda di corrieri FedEx, per esempio, mentre tutti gli altri cercavano di spedire tutto e sempre, si è focalizzata su spedizioni di pacchi piccoli e in un giorno, aumentando così i ricavi notevolmente. Legge degli attributi. Se un attributo o una caratteristica è già presa da un altro concorrente, non insistere troppo cercando di rubargli mercato. Trovane piuttosto uno nuovo. Huawei, per esempio, non potendo competere come smartphone più potente, ha puntato a essere lo smartphone con la miglior fotocamera, facendo accordi con Leica, un produttore di fotocamere. Inoltre non porta nessun vantaggio promuovere il proprio prodotto utilizzando un attributo che è considerato di tutti. Se per promuovere un dentifricio si usano le parole «protegge dalle carie», non si otterranno risultati perché nella testa del consumatore tutti i dentifrici proteggono dalle carie. Legge del candore. Ammettere un proprio difetto a lungo termine è positivo. Quando qualcuno ammette che qualcosa non va, siamo ben disposti verso di lui. Se invece si vanta e fa il presuntuoso, probabilmente perdiamo subito interesse. Un'azienda può quindi esporre un proprio difetto e cavalcarlo. Listerine, una marca di colluttorio, per esempio, usò lo slogan «Il sapore che odi due volte al giorno». Hanno avuto l'onestà di ammettere che il colluttorio, fa schifo, ma aggiungendo quel «due volte al giorno» hanno fatto capire che sia un male necessario, e non solo, bisogna pure prenderlo due volte al giorno. Legge della singolarità. In ogni situazione una sola mossa produrrà risultati importanti. Le persone tendono a pensare che una serie di piccoli sforzi farà progredire il marketing della propria azienda. Il marketing non funziona così, bisogna puntare tutto su un singolo aspetto, che, alla lunga, sarà quello che porterà al successo. Non perdere tempo quindi su tante strade parallele, ma concentrati su una sola, che sarà quella che porterà il tuo brand al top. Legge della prevedibilità. Non si può prevedere il futuro e non si può sapere cosa faranno i concorrenti. Per questo motivo non bisogna impostare una strategia esclusivamente basandosi su quello che potrebbero o non potrebbero fare gli altri. Bisogna intraprendere una direzione e una strategia flessibile, in modo tale che quando i concorrenti colpiranno sarai pronto a reagire. Il segreto quindi è non fissarsi su un percorso già programmato nei minimi dettagli, ma lasciare un po' di spazio a quello che potrebbe succedere in futuro. Legge del successo. Non montarti la testa. Stai avendo successo? Bene, buon per te, ma non far sì che il tuo ego abbia la meglio. Devi continuare a tenere i piedi per terra, non per una questione di principio, ma perché perdendo il reale senso della realtà potresti non accorgerti che quello che stai facendo non funziona. L'ego di Donald Trump come imprenditore l'ha portato a estendere il proprio brand ad ogni prodotto possibile, solo che non si stava rendendo conto che era una strategia sbagliata. Lasciando perdere la presidenza, oggi Trump è ricoperto di debiti e il suo iniziale successo, legato al suo essere un vero e proprio visionario nel mercato immobiliare, è sparito. Legge del fallimento. Bisogna aspettarsi di fallire e accettarlo. Se una cosa non funziona assolutamente, non cercare di rimediare o di aggiustare il tiro. Cambia totalmente strategia. In caso contrario, non faresti altro che buttare soldi, ma soprattutto tempo che non tornerà più. Inoltre non punire gli altri per i loro fallimenti, altrimenti finirai per smorzare il loro spirito imprenditoriale. Se un dipendente commette un errore, non mortificarlo, ma cerca piuttosto di fargli capire il suo errore, in modo che non lo commetterà più in futuro. Legge dell'attesa o dell'hype. L'attenzione che attira un prodotto in uscita non necessariamente si traduce nel suo successo. Spesso i prodotti troppo decantati sono stati semplicemente gonfiati da un giornalismo da quattro soldi. Le grandi idee solitamente arrivano piano al successo. Netflix in Italia, per esempio, ha richiesto 2 anni per arrivare a circa 1 milione di utenti, non 2 giorni. Legge dell'accelerazione. Le strategie di successo si basano sui trend e non sulle mode. Una moda è un apprezzamento enorme verso qualcosa che però decade dopo poco tempo. Ti sei già dimenticato i fidget spinner, vero? Una tendenza indica invece un movimento del mercato sul lungo periodo. Per esempio, il mercato della televisione tra i giovani ha una tendenza negativa, nel senso che continua a calare da anni. Sarebbe ridicolo cercare di creare un'azienda basata sui pantaloni a vita bassa, mentre è molto più lungimirante considerare il trend positivo delle serie TV. Legge delle risorse. Un'idea, per quanto buona, non decollerà mai senza risorse.
Se Mike Markula non avesse investito inizialmente nella Apple, probabilmente oggi l'iPhone non esisterebbe. Anche in un mercato che richiede relativamente poche risorse come quello dei media, bisogna avere dei fondi. Pensa quindi in termini realistici. Hai abbastanza fondi per lanciare la tua idea? Se la risposta è no, rispondi a quest'altra domanda. Con i fondi che pensi di riuscire ad ottenere, dove puoi arrivare? Ora ti voglio fare solamente qualche riflessione sul libro perché ho due cose molto importanti da dirti, quindi resisti ancora un minuto. Punto 1. Non prendere questo libro come Bibbia indiscussa del marketing. Nessuno dei principi elencati è valido in assoluto. A volte vengono fatti esempi per supportare una teoria, ma oggi esistono altrettanti esempi che potrebbero smentirla. All'inizio del primo video ricordi che ti ho detto che questo è un libro abbastanza vecchio? Appunto. Allora alcune leggi avevano senso, ma oggi le cose sono cambiate. Prendi l'intero libro come un punto di vista di un esperto, e non, come dice l'autore, come una legge. Il marketing, infatti, non è una scienza esatta, proprio perché si basa sulle persone. Punto 2. Il concetto migliore che puoi prendere da questo libro è senza dubbio quello della razionalità. Bisogna cercare di essere lucidi in ogni momento, sia quando un concorrente ti ha ampiamente superato, e allora forse hai sbagliato qualcosa, sia quando stai avendo molto successo e allora devi riuscire a mantenere la posizione. Oppure ancora nel caso di un testa a testa con un concorrente. Tramite questo libro ti vengono date alcune dritte su come comportarti in questi momenti, per evitare di agire in modo troppo emozionale. E tu, cosa ne pensi di questo libro? Fammelo sapere nei commenti e fammi sapere anche se ti piace questo genere di video. Hai anche qualche altro libro da consigliarmi? Infine ti invito a lasciare un mi piace e iscriverti al canale per rimanere aggiornato su tutti i futuri video. Io ti saluto e alla prossima! By every day, till my time is gone.